La morte sospesa è questa, è quella di Terry Schiavo. Terry Schiavo, queste sono alcune immagini tipiche di Terry Schiavo, che volevano dimostrare a tutti che si muoveva, che muoveva gli occhi, che apriva la bocca. In realtà non era poco più che una macchina, non a caso. Io ho letto la sua autopsia, è disponibile su internet, è un documento interminabile, sono decine di pagine, sono raccapriccianti, perché questa donna aveva soltanto pochi millimetri di corteccia cerebrale, aveva un grosso vuoto riempito da liquido in testa, e ha fugato questa autopsia ogni dubbio sul fatto che di lei di cervello non ne avesse più. E nonostante tutto, quel pochino di struttura nervosa che aveva gli consentiva di avere questi automatismi, che però non sono vita. E quindi, ora, dove si pone il problema oggi pratico? È quello di definire. Il problema si pone tutte quelle volte che una persona si trova nello stato, non dico di Terry Schiavo, ma anche stati di gravità minore, che vengono definiti stato vegetativo persistente. Ora, cos'è lo stato vegetativo persistente? È una situazione biologica nella quale è mantenuto l'automatismo di alcune funzioni biologiche, cioè la regolazione della temperatura corporea, la regolazione del battito cardiaco, del respiro, ci sono mantenuti dei riflessi, è mantenuto in una certa misura un ritmo sonno-veglia, però mancano del tutto, comunque mancano le prove evidenti che ci sia un'attività cerebrale, cioè quello che noi associamo intuitivamente all'essere un uomo. Perché una cosa è un cuore che batte, una cosa è una persona. La persona è qualcosa di vivo, ma nel pensiero, non può essere qualcosa di semplicemente organico. La medicina ragiona così, cioè ha delle zone anatomiche, vede il cervello con una risonanza magnetica, quella di sotto è un altro esame funzionale, che è un più recente, la PET, che fa vedere le analisi funzionali del cervello. Allora, questa figura umoristica ci fa vedere la differenza che esiste fra una struttura e una funzione, cioè la medicina può vedere la struttura, un cervello, però l'intervista, per esempio, il contatto diretto con una persona ci fanno scoprire che tutto ciò che è pappa in realtà non è tale, ma è il substrato di attività, i desideri, il pensiero, le emozioni. Questo è l'aspetto scientifico, cioè queste sono le connessioni neurali, cioè questo è il cervello vivo che funziona. Queste sono delle immagini ottenute con una tecnica che si chiama trattografia, che ci fa vedere le fibre nervose che funzionano nel loro decorso in vivo. Questa è una persona vive sottoposta ad un'indagine sofisticatissima che ci dice esattamente come viaggiano i segnali, quali sono le strade, cioè è un'anatomia vivente, una fisiologia vivente. Quella che c'è a destra è la fisiologia, ovviamente questa non è un'immagine del cattolicesimo, è un'immagine dello spiritualismo, del New Age, cioè del doppio esoterico, ma è molto vicino ai dei chakra, ma è molto vicino al concetto teologico. Cioè a sinistra abbiamo la medicina, cioè la realtà, quello che si tocca, a destra abbiamo pure speculazione, abbiamo fantasia, non probabile in nessun modo. Allora, come spiega la teologia l'essere del cervello? Cioè, cos'è il cervello per la teologia? Per noi, ovviamente, il cervello è la base di noi stessi, è la base del pensiero, è la base della volontà, è la base della memoria, è l'affettività, è tutto c'è in quanto esiste il cervello. Tutto ciò non può esistere se non c'è il cervello, e se il cervello non funziona, tutto ciò finisce. Invece, quando la Chiesa, la teologia ha dovuto confrontarsi con la medicina, e parliamo soprattutto dall'Ottocento in poi, dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, ha dovuto ovviamente non elaborare una propria concezione dello psichico, ma quantomeno ha contestato l'idea medica. Per cui cosa ha fatto? È tornato un po' ai modelli cartesiani, cioè allo strumento, o se vogliamo meglio al modello platonico, cioè lo strumento e l'artefice, cioè
il pianista che suona il pianoforte, allora il cervello è il pianoforte, l'io è il pianista, ma il pianista non sta nel cervello, è una cosa diversa. Ora tutto sta però poi a capire qual è il rapporto, e allora poi cominciano i distinguo, per esempio il dire che c'è una certa indipendenza fra il biologico e l'inerte, o poi che c'è una certa indipendenza fra il biologico e il metafisico. Insomma, le cose si sono assolutamente, assolutamente confuse, e diciamo che fondamentalmente, tagliando il discorso, la Chiesa non ha mai elaborato un paradigma alternativo a quale sia il vero rapporto fra l'io e la materia, fra l'io e il cervello. E questa è molto, molto, molto interessante, anche se poi è un po' difficile da spiegare, un pronunciamento del Papa più antimodernista del solito, Pio IX, il quale l'ha detto tutto e fa le quarte, ha detto anche questa, che lui ha definito che era eretico chi poteva pensare che il cervello fosse, che l'anima fosse qualcosa che aveva a che fare con il cervello, sostanzialmente il discorso era questo. Cioè, ribadiva a seconda metà dell'Ottocento ancora il dualismo. Però ovviamente, se poi andiamo a vedere tutta la letteratura teologica, ci troviamo di fronte a delle questioni mai risolte, anzi che hanno, cioè ogni volta che la teologia cerca di risolvere un problema, in realtà ne apre altri 10, perché poi si ingarbuglia, non essendo basata su qualcosa di reale, concreto, è chiaro che a un certo punto si trova di fronte a un muro che cerca di girare. E per esempio, una cosa tipica è l'affermazione di Tommaso d'Aquino, il quale diceva che l'anima è tutta in tutto il corpo e tutta in ogni parte del corpo. Allora l'anima, a parte alcune precisazioni che poi l'anima non era nelle unghie, non era nei capelli e comunque in altre parti, perché il capello non sembra evidente. Allora l'anima era un po' denobilitata a stare nel capello o nell'unghia, però era nella pelle, e anche nella cute tutto sommato non c'era. Però è in tutte le altre parti del corpo. E allora, quando hanno cominciato a fare i trapianti del cuore, molti cattolici si sono domandati se l'anima era tutta nel cuore, per esempio. E allora, se io tolgo l'anima, questo cuore da qui, e la metto lì, che succede? Abbiamo una fenice creata nel ricevente di due anime diverse, oppure quell'anima dice arrivederci, io me ne resto di là, e ora il nuovo corpo prende possesso, perché la tomistica a questo arrivava. Cioè, San Tommaso si sarebbe detto, no, quello a un certo punto, questo cuore come fa a funzionare se non c'è un'anima? Da qualche parte la benzina la deve prendere. Allora diciamo che, capite, insomma, la Chiesa non è voce da questo, non a caso a un certo punto ha preferito mollare un pochettino e lasciare ai medici questi problemi. Il problema era quello dell'animazione. Allora, il problema è riassunto qua da questa frase. Cioè, può esistere un corpo vivo senza anima? Provate a chiederlo a un prete se mi sa rispondere. Perché se il corpo è vivo deve essere animato. Esistono corpi vivi senza anima? Questo è un grossissimo problema, che in altri tempi forse avrebbero cercato di risolverlo. Oggi è molto difficile, e sappiamo benissimo che già Alberto Magno e il suo allievo prediletto Tommaso d'Aquino la vedevano esattamente all'opposto. Cioè, Alberto Magno diceva che l'anima animava il corpo sin dall'inizio, cioè sin dalle prime cellule. Lui non parlava di cellule, cioè da quella piccolissima cosa che si andava formando, che non sapeva che cosa fosse, ovviamente, però diceva che là c'era già l'anima, perché era qualcosa che cresceva. Insomma, per poter crescere ci deve essere qualcosa che la fa crescere, questo è tutto guidato dall'anima. Invece Tommaso d'Aquino pensava che l'anima entrasse al 30° giorno o al 60° giorno, insomma la cosa ha ribaltato tutto, e la Chiesa purtroppo ha seguito l'idea sbagliata di Tommaso d'Aquino per tanti secoli, perché in realtà, se ve li vogliamo, quella di Alberto Magno era più giusta, cioè scientificamente la potremmo quasi accettarla, perché lui ha visto bene. E questo ovviamente si riflette poi all'opposto, cioè quando dobbiamo decidere se una persona è morta, perché se noi seguiamo Alberto Magno diremo che
morte biologica e distacco dell'anima sono ovviamente la stessa cosa, mentre se seguiamo Tommaso d'Aquino dobbiamo dire che la morte, il distacco dell'anima è qualcosa di diverso dalla morte, cioè si può distaccare l'anima pur essendo in una sopravvivenza biologica, perché è la situazione inversa di quando l'uomo è stato concepito.